sono stati tutto sommato in molti. A medie piuttosto elevate, considerata la lunghezza del percorso. Oltre 55 nodi è stata la velocità media dei vincitori, sempre costantemente pedinati da Bonomi, Della Valle e soprattutto Buzzi. Io vorrei dire che la grande importanza di questa gara è stata dei meccanici, perché 10 tappe, una dietro ogni l'altra. Ogni sera praticamente ricostruivano, cioè, la barca. Ogni sera abbiamo fatto tutti un lavoro eccezionale, tutti i nostri meccanici sono stati bravissimi, quindi credo un vivo e sentito ringraziamento da parte mia, di tutti quelli della nostra scuderia, perché hanno fatto tutti un lavoro eccezionale. Direi che un applauso va a tutti i concorrenti, sia quelli che sono venuti con le barche da 25 nodi, che stavano in mare molto più di noi, sia le barche piccole. Tutti, siamo stati tutti bravissimi ad arrivare sino a Genova ed arrivare a Monte Carlo. Pensiamo che siamo partiti in 45 barche e 36 barche sono arrivate a Genova, quindi è un grande successo. Dando uno sguardo al resto della classifica per quel che riguarda le primissime posizioni, c'è da sottolineare la bella prestazione di Tullio Abbate con il suo Superiority 50, di certo meglio coadiuvato dai propulsori Boudouin di quanto lo sia stato l'imbarcazione su cui eravamo a bordo di Bruno Abbate, che comunque ha avuto modo di gioire all'arrivo a Monte Carlo. Un'impressione velocissima darai, com'è stata questa Venezia Monte Carlo? Beh, è stata dura per tutti, immagino, perché sono tante tappe in pochi giorni, però ovviamente oggi tutta la fatica e tutto quello che abbiamo fatto per arrivare qua è tutto vi ha ripagato, certo, abbondantemente. Siamo super felici. Per quel che riguarda l'equipaggio di cui facevo parte, capitanato come ormai sapete da Bruno Abbate, diciamo che la soddisfazione per Bruno è solo quella di avere tre barche da diporto, quindi completamente di serie. Perfettamente di serie, è veramente una grossissima soddisfazione in quanto sono le uniche tre barche perfettamente uguali che ci sono. Come no? Da Monte Carlo per Grand Prix, Claudia Peroni. Le ultime vicende del Mondiale Sport Prototipi, tra poco in Grand Prix. Cordata presenta. Scusa. Martedì da Asiago, quarta tappa del Festival Bar. Da solo non riuscivo a dormire. Siete belli caldi? Gerry Scotti e Susanna Messaggio presentano la festa più calda dell'estate. Musica, giochi, divertimento e il concorso Miss Estate 90. Festival Bar, martedì alle 20.30 su Italia 1. La cucina è arrivata, la lavatrice c'è, per la luce abbiamo già provveduto. Bacio, bacio, bacio! 187. Non siamo andati alla SIP per il telefono. Quando torniamo dal viaggio abbiamo il telefono. Ho chiesto anche 2 telefoni rossi. Per avere il telefono e tutti i prodotti SIP, non correre. Telefona al 187. La senti al primo morso. La senti che freschezza. È sempre fresh. Una cascata di freschezza. Center Fresh, il chewing gum ripieno di freschezza, protetto da un delicato confetto. Chewing gum Center Fresh, una cascata di freschezza. Acqua minerale Fonte Sant'Antonio. Bere sì, ma naturale. Cambia marcia, scegli Seat. Scegli Seat Marbella, tua da lire 7.193.000. Finanziamento con rate da lire 185.000. Scegli Seat oggi. Paghi in gennaio 91. Seat, una marcia in più. I've always got Durex. Io ho sempre Durex. Profilattici Durex. Il piacere sicuro. Brucia la tua estate con Disco Magic Compilation. Show him the bass. Black Box, Tony Scott, 900.
su dischi, nastri, compact disc, Disco Magic. Shampoo Neutro Roberts per i tuoi capelli. Più che morbidi, naturali. Più che luminosi, belli. Più che puliti, puri. Più che neutro, Neutro Roberts, lo shampoo. Dopo due corse dal contraddittorio risultato, le Mercedes sembrano avere spiccato il volo nel campionato mondiale sport prototipi. Le vetture della casa di Stoccarda, infatti, hanno agevolmente dominato la quinta prova della serie, disputatasi domenica scorsa sull'insidioso tracciato francese di Digione. Primi dall'inizio alla fine sono stati Jean-Louis Lesser e Mauro Baldi, che in questo modo hanno riconquistato la vetta della classifica iridata. A fare le spese della situazione è stato l'anziano ma sempre valido Jochen Mass, che in coppia con il debuttante Schumacher è giunto al posto d'onore a poco più di 3 secondi dal duo di testa. La gara francese ha quindi sancito ancora una volta la supremazia Mercedes nella categoria. Le Jaguar, autrici di una buona prestazione d'assieme ma solo quarta e quinta alla fine, hanno dimostrato di non essere mature al punto giusto per poter lottare per il campionato mondiale. In netto rialzo invece le quotazioni della Nissan, che con il terzo posto di Julian Bailey e di Mark Blundell torna dalla Francia con il morale ritrovato. Nel clan giapponese si sono superati tutti i problemi connessi sia al consumo di carburante che a quello delle gomme e ora il futuro appare molto roseo. La corsa di Digione ha infine sancito il buon stato di forma della Spice. Wayne Taylor e Eliseo Salazar si sono classificati sesti, cogliendo un altro punto prezioso per la giovane casa britannica, l'unica tra quelle forti ad avere concesso fiducia ai motori aspirati. La prossima prova del mondiale è in programma il 19 agosto sull'autodromo tedesco del Nürburgring, un terreno che sembra favorevole alle Mercedes, anche se non saranno da sottovalutare le potenzialità delle Nissan, che proprio nel 1989 in Germania stupirono tutti quanti restando in testa alla gara fino alle battute finali. Difficile che la situazione si possa ripetere nel 1990, ma in un mondiale che sta abituando alle sorprese c'è da attendersi realmente di tutto, anche la vittoria di qualche outsider. Motori USA in Grand Prix, in collaborazione con i Sales Leaders, sono tecnici altamente qualificati e raccomandano sempre utensili di grande precisione. Gezzi. Per qualche tempo era sembrato che potesse cedere alle lusinghe di alcuni team di Formula 1, ma poi Al Unser Junior ha dato un calcio alle incertezze e ha deciso di rimanere in Formula Indy. Complice anche un ingaggio principesco, si parla di oltre 10 miliardi, offertogli dal team Craco Gales per i prossimi 3 anni. Trovata la tranquillità, Littlehall ha ritrovato anche la vittoria, imponendosi sul tracciato canadese di Toronto, che ha ospitato la 9ª prova della serie. Specialista dei circuiti cittadini, Hans si è prodotto in una bella rimonta, dopo una partenza non felice, e uno dopo l'altro ha superato tutti i suoi avversari. Il pilota del New Mexico, con questa vittoria, ha conquistato la leadership del campionato per la felicità del padre Al Senior. A fare le spese della grande giornata di Unser sono stati Rick Mears, che ha perso il comando della classifica, e Michael Andretti, che ha guidato a lungo la gara in compagnia del padre Mario. Altro grande protagonista della gara canadese è stato Eddie Cheever. Su una pista tortuosa e bagnata, l'ex pilota di Formula 1 ha potuto mettere in mostra le sue doti, riuscendo a cogliere una terza piazza finale di assoluto prestigio, come già gli era riuscito a Detroit alla metà di giugno. Ora Eddie occupa la 9ª piazza in classifica generale e davanti a sé vede Mario Andretti. Se si considera il fatto che delle 7 rimanenti prove da qui alla fine del campionato solo 2 si svolgeranno su piste ovali, ecco che per Cheever si prospetta un finale di stagione molto interessante, con la possibilità di portarsi in zona top 5. Sarebbe un ottimo risultato nella prima stagione tutta USA dell'americano di Roma. Oh!
Molti degli attuali campioni di rally hanno incominciato così. Tanto per citarne qualcuno, Attilio Bettega o Fabrizio Tabaton con le A112, Alessandro Fiori o Piero Liatti con le 1. Si inizia dunque così, partecipando ad un trofeo monomarca che ti offre la possibilità di gareggiare, fare esperienza senza eccessivo impegno fisico e soprattutto economico. Sono confronti diretti, ad armi pari, vetture intorno ai 100 cavalli, sufficienti per divertirsi, ma facili da guidare, con un assetto da corsa, e così nascono i nuovi probabili assi del volante. A Rally Costa Smeralda abbiamo parlato con l'attuale leader del campionato. Il trofeo 1 è un po' un trampolino di lancio, l'abbiamo visto con Alessandro Fiorio che è partito proprio dal trofeo 1 così come hai fatto tu e che ora è diventato un campione, addirittura corre in una squadra ufficiale. È la tua intenzione questa, farne la tua professione? Ma io ho scelto tra le varie possibilità, ho scelto il trofeo 1 per vedere appunto di cercare di diventare pilota ufficiale, però logicamente poi ci sono altre circostanze che è la fortuna e oggi ci è andata bene, adesso vediamo quest'anno. Ecco, e vincere il Rally di Costa Smeralda per voi, per il trofeo 1, è comunque una tappa molto, molto importante, una vittoria difficile oltretutto da ottenere. Sì, anche perché oltre che c'è il punteggio massimo Costa Smeralda assieme alla Sanremo, oltretutto con una gara così difficile già arrivare in fondo è un risultato, poi arrivare primi in effetti non ci speravo. Sono 7 i rally che fanno parte del campionato 1. Tra le gare più importanti e più belle valide per l'italiano, come il Costa Smeralda, il Targa Florio o il Rally di Sanremo, i piloti del campionato Fiat 1 disputano una frizione limitata di chilometraggio. 100-120 km per i rally a coefficiente più basso, 200-250 per quelli a coefficiente più alto. La loro è una gara nella gara. Questo trofeo in effetti da sempre riscuote molto successo. Basti pensare che nel 1990 ha oltre 100 iscritti. Una valida alternativa dunque ad una vera e propria scuola di rally. Il resto è dettato dal talento. Una mini Parigi-Dakar in terra di Spagna, tra poco in Grand Prix. Brucia la tua estate con Disco Magic Compilation. Show him the bass. Black Box, Tony Scott, 900. Su dischi, nastri, compact disc, Disco Magic. Anche se fate viaggi più tranquilli, vi suggerisco Xamamina. Contro il mal di mare, d'aria, d'auto e di treno. È un medicinale che può indurre sonnolenza. Xamamina, un buon viaggio comincia prima di partire.
Allora una signora va dal medico, vorrei fare una plastica al naso, ma ce l'ho fatta il mese scorso. Sì, ma ti hai dimenticato di fare i buchini. Tu scherzi sempre, ma non hai mai problemi? Io devo sistemare la casa e non ho i soldi. E io devo cambiare l'auto, ma come faccio? E scommetto non andate più neanche alla partita. Oh, ma se avete bisogno di un prestito, fate come me, andate alla IFIP. IFIP, a Padova in corso Vittorio Emanuele, a Trento in corso 3 novembre, a Verona in via Giberti. IFIP risolve. I rally ride non vanno mai in vacanza. Se il pensiero di tutti è rivolto alla Parigi-Dakar e in secondo ordine al rally dei Faraoni, c'è comunque la possibilità in questo periodo di sgranchirsi i muscoli con gare divertenti e non certo massacranti, seppur impegnative. È il caso della Baja Aragon, competizione che si svolge in Spagna con partenza e arrivo a Saragozza. Quasi 1000 chilometri da percorrere tutti di un fiato con i motociclisti riuniti in coppia. Tra le auto c'è stato l'interessante debutto della Citroën ZX, erede della gloriosa Peugeot 405. La vettura francese ha conquistato le prime due posizioni con Ari Vatanen e Jack X, tornato ad offrire i suoi servizi a Jean Todt. Ha tardato invece la terza ZX, quella portata in gara da Bjorn Waldegard. Grande lotto invece, come al solito, tra le due ruote. I motociclisti hanno patito il grande caldo e hanno dovuto mangiare tanta polvere. Alla fine ha prevalso l'equipaggio ispano-italiano formato da Augustin Val e Davide Trolli, che hanno portato in gara una KTM 600. Per Trolli, campione dell'enduro, si tratta della prima affermazione in gara di questo genere. Esiste comunque la possibilità che la coppia vincitrice venga squalificata per irregolarità a un controllo orario. Grandi protagonisti della gara sono stati i portacolori del team Gilera Henninger. Medardo e Mandelli sono sempre stati nelle posizioni di testa. Con un formidabile rush finale sono arrivati fino alla piazza d'onore, ben assecondati da un mezzo veloce e resistente. La RC 600, in versione alleggerita rispetto al modello Parigi-Dakar, si è mostrata all'altezza della situazione anche nei tratti più impegnativi del percorso, dove sulla carta erano più avvantaggiate le leggerissime scattanti due tempi da enduro. Al nono posto si è piazzata l'altra coppia Gilera, formata dagli spagnoli Moreno e Sotelo. Ora il team Henninger è impegnato nella preparazione dei mezzi per le prossime uscite africane, la prima delle quali è rappresentata dal Rally dei Faraoni in programma ai primi di ottobre. E proprio in vista dell'inizio della stagione africana, stanno andando pian piano al loro posto tutte le tessere del complicato mosaico degli accasamenti dei motociclisti, iniziati con il trasferimento di De Petri dalla Cagiva alla Yamaha. E siccome c'è tanto da dire a tal proposito, torneremo sull'argomento in una delle prossime puntate di Grand Prix. Per combattere i disagi del traffico cittadino è arrivata un'altra intelligente proposta. Si tratta dell'Aprilia Amico, uno scooter di 50 cm cubi di cilindrata che verrà messo in vendita ai primi di settembre. Tecnologicamente molto avanzato, questo grintoso ma anche elegante scooter possiede tutti i numeri per diventare in breve tempo il best seller di un settore che sta nettamente rifiorendo dopo qualche stagione in calo. L'avviamento elettrico e il cambio automatico fanno dell'Amico un mezzo facilissimo da guidare e in più vi sono utilissimi accessori come il robusto portapacchi e il vano sottosella molto capiente e chiuso da serratura. Proposto in 4 versioni cromatiche, in grado di accontentare i gusti di ognuno, il nuovo scooter della Casa Veneta verrà a costare 2.850.000 lire, cifra interessante considerate le caratteristiche e le dotazioni del mezzo. Subito dopo la prova italiana del Mondiale, i grandi attori del trial si sono ritrovati allo stadio di Monza per disputare la Camel Adventure Cup, una delle manifestazioni indoor più importanti del calendario.
La vittoria finale è andata alla Fiera dell'Aprilia Diego Bodis, che si è così rifatto della sfortuna che lo aveva preso di mira lo scorso anno. Il pilota bergamasco ha preceduto in una gara di alto livello eseguita da numeroso pubblico il giovanissimo spagnolo Amos Bilbao, che ha avuto la meglio per un soffio su Donato Miglio, suo compagno di squadra nel team Fantic Motor. Al quarto posto il finlandese Avala, seconda guida dell'Aprilia, mentre è stata seguita con interesse la prova del giapponese Narita, quinto classificato in sella ad una onda. Come al solito ottima la coreografia della manifestazione curata dagli esperti uomini del Motoclub Monza. Grand Prix non va in vacanza. Arrivederci la prossima settimana con un completo reportage sul Gran Premio di Germania di Formula 1. È davvero bello il nostro pianeta dall'alto. È il nostro habitat naturale. Ci è stato consegnato intatto, pieno di colori, profumi e sapori. E sarebbe certo meglio conservarlo così. Invece, paradossalmente e con pochissima lungimiranza, in alcuni punti della Terra siamo riusciti a insudiciare i nostri corsi d'acqua, a rendere irrespirabile l'aria, a trasformare in discariche i nostri terreni. Ma esiste una possibilità di recupero del nostro ambiente naturale? A Blackburn, nel Lancashire, erano in funzione fino alla fine degli anni 60 un deposito di gas e una raffineria di catrame. Ora sono stati abbandonati, ma il terreno circostante è rimasto contaminato da sostanze chimiche tossiche, principalmente fenoli, catrame minerale, metalli pesanti e ossidi. Per la bonifica di questo luogo è in fase di attuazione un progetto ambizioso e a dir poco curioso. Il piano di riconversione consiste nell'utilizzare colonie di microbi che si trovano attualmente nel terreno per trasformare gli inquinanti in sostanze innocue. Si inizia cercando di isolare dal terreno da bonificare gli organismi che meglio riescono in questo lavoro, con lunghe e complesse procedure di laboratorio. I microbiologi cercano di far crescere questi batteri in un mezzo ordinario, ma al posto di glucosio, nutrimento convenzionale, vengono aggiunte alcune sostanze inquinanti al mezzo di crescita. Qualche giorno più tardi, le colonie, formate da più di una specie di microbi, si sono sviluppate, cibandosi di sostanze inquinanti. Ognuna delle specie viene identificata e trasferita in vasi di suolo contaminato. In questi recipienti i microbi si mettono al lavoro e alla fine vengono scelti i microorganismi che meglio riescono nel compito di ridurre la concentrazione delle sostanze tossiche nel suolo. Gli organismi vincitori vengono riprodotti in grandi quantità e possono iniziare la loro missione purificatrice. Questo sistema di riconversione, oltre che un atto doveroso nei confronti di un ambiente così maltrattato, si sta rapidamente trasformando in un affare d'oro, in quanto riassegna valore commerciale a terreni che non lo possedevano più. Inoltre, il programma di trattamento biologico sta diventando rapidamente competitivo, in alternativa ai sistemi di bonifica tradizionali, essendo molto meno caro e molto più mirato. Il trucco sta tutto nello scoprire i batteri che sono più golosi delle sostanze inquinanti da eliminare. Una volta individuati i microbi adatti, la miscela che contiene questi voracissimi organismi viene spruzzata a più riprese sul terreno.
In capo a qualche mese, i microbi avranno fatto il loro dovere, eliminando la maggior parte delle sostanze tossiche e restituendo un terreno vivibile, edificabile e forse addirittura coltivabile. Tony Castillo era un boss della droga. Penso che sia morto in seguito a un regolamento di conti. Tagliava fuori tutti, tranne i messicani. Trato se posso avere un'importante notizia, allora sì. Si chiama Joseph D'Amicos. Mai sentito. Viene da Kansas City. Con la barba e il costume rosso può fare Babbo Natale, volare in cielo con la sua slitta. Joseph D'Amicos, hai un volto finalmente. Non ti daremo tregua. Ti beccheremo. Malizia Corpo. Il tuo nuovo gel anticellulite che rassoda e tonifica la pelle, presenta. Ha aspettato quasi 1000 mesi. In che anno si... Credo che ci sia. Bisnipote da salvare. Nelle mani sbagliate quel teschio può distruggere il mondo. Un amico avventuriero. Per noi elettricisti è normale amministrazione. E un vecchio conto in sospeso. È mio. Prima TV con Zio Tibia. La casa di Helen. Domani sera alle 20:30, Italia 1. Allora, sentite questa. Un ubriaco. Invece dello specchio prende la spazzola, si guarda e poi... Porca vuoi. Ma che barba stamattina. Tu scherzi sempre. Ma non hai mai problemi? Io devo sistemare la casa e non ho i soldi. E io devo cambiare l'auto, ma come fai? E scommetto, non andate più neanche alla partita. Oh, ma se avete bisogno di un prestito, fate come me, andate alla IFIP. IFIP, a Padova in corso Vittorio Emanuele, a Trento in corso 3 novembre, a Verona in via Giberti. IFIP risolve. Bacardi, tanta musica, cola, mix appeal. Bacardi, arancia, mix together. Un Bacardi e tonica, in due. Irresistibile mix appeal. Cambia marcia, scegli Seat. Scegli Seat Ibiza, tua da lire 9.205.000. Finanziamento fino a 8 milioni in un anno senza interessi. Scegli Seat oggi, paghi in gennaio 91. Seat, una marcia in più. Il più sottile. Il più sottile. Doppia sensibilità. Doppia sensibilità. Stessa sicurezza. Stessa sicurezza. Contatto a tu, il profilattico più sottile del mondo. Contatto a tu, per sentire quello che non si può dire. A tu, fa bene all'amore. A base di sola frutta. Brucia la tua estate con Disco Magic Compilation. Show him the bass. Black Box, Tony Scott, 900. Su dischi, nastri, compact disc, Disco Magic. Corre voce che i telefoni mobili Mitsubishi siano leggeri, compatti e affidabili. Corre voce che si usino dappertutto. Telefoni mobili Mitsubishi. Corre voce ovunque. Quest'estate con Drive c'è anche il gusto di vincere, scoprendo sotto il tappo 15 Opel Corsa Swing e di partecipare all'estrazione di 16 pellicce frigerio e di 180 frigo congelatori Ocean. Partecipa al grande concorso Stappa la Fortuna Drev. 13B9, 13B9 a centrale. Pescate John Reg, serve X-Ball, passo.
Ricevuto 13B9. Centrale a 28P3. Andare in Walder Street 271. Una donna è stata aggredita. Qui Zebra 20. Tutto ok, passo. Chiamare John Reg per X-Ball 283. Ok, centrale. Provvedo subito. Manda un'altra unità. Portarsi nella zona critica. Passo. Ricevuto. Robert, Henry, state pronti. Ripeto, Robert, Henry, tocca a voi.